Se ci sono alcune azioni che i comuni possono intraprendere, sono azioni strategiche utili anche al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico. Senz'altro, come è previsto nel piano di mobilità sostenibile del Comune di San Giovanni, l'istituzione di un trasporto pubblico locale, ovvero sia una navetta che collegherà tutti i punti più sensibili di San Giovannese e con una cadenza regolare sarà utilizzabile come in una grande città. Sostanzialmente organizzeremo un servizio pubblico che renderà fruibile alla cittadinanza l'utilizzo del servizio di navetta. E in secondo luogo, chiaramente il piano di mobilità sostenibile prevede anche la ricucitura e l'utilizzo maggiore della bicicletta, perché magari l'aumento delle infrastrutture, delle ciclabili di collegamento tra le zone periferiche e il centro della città permetterà di avere una forte alternativa rispetto a quello dell'utilizzo dell'auto, visto che San Giovanni è tutto sommato un territorio molto ristretto e anche pianeggiante. Riteniamo che questi siano gli elementi che potranno senz'altro facilitare, almeno per il nostro contesto, la sostituzione dell'uso dell'auto con la bicicletta.